È stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Livorno un sodalizio criminale che attraverso il cosiddetto meccanismo di interposizione fittizia ha fatto gravare su alcune società cartiere dichiarate fallite ingenti debiti verso l'erario per tributi mai versati e reinvestiti in altre attività e immobili di pregio. Un contesto che ha fatto emergere 2.600 lavoratori irregolari impiegati in strutture alberghiere sparse in tutta Italia. Scattato il sequestro preventivo per un valore complessivo di 10 milioni di euro. Sempre nell'ambito turistico, i militari hanno scoperto locazioni estive non dichiarate, mancate emissioni di scontrini, ma le operazioni della Guardia di Finanza di Livorno in questo agosto rovente hanno riguardato anche sequestro di materiale di lusso, contraffatto e droga. Un oggetto di questi, piuttosto che questo, viene venduto sulle spiagge, sono dei cosiddetti falsi di lusso, viene venduto sulle spiagge a 2, 3, 400 euro e ne abbiamo sequestrati a migliaia. Capite che è un settore economico illecito nel quale molti sono gli interessi che si sviluppano. Noi quest'anno, contrariamente al passato, siamo riusciti a intercettare le catene di approvvigionamento su Livorno, quindi abbiamo individuato chi su Livorno faceva da stocchista per poi vendere sulle spiagge. Senta, le chiedo, comandante, se avete riscontrato un aumento in uno dei vari settori in cui avete operato. Devo dire che proprio su questo sì, perché la quantità di falsi di lusso che abbiamo fatto quest'anno è significativa e sicuramente poi anche il contesto degli stupefacenti è una costante in tutta la provincia, non c'è zona che purtroppo vada esente e stiamo ulteriormente poi implementando la mappatura al territorio per individuare quelle attività che non assolvono correttamente agli obblighi economici e tributari, essenzialmente e soprattutto mirati all'evasione totale, perché è quella veramente che danneggia gli operatori che invece rispettano le regole e operano nel rispetto delle regole.